Sia l'altro Cristo, buongiorno. Oggi è mercoledì 1 giugno, la Chiesa fa memoria di San Giustino e di Sant'Annibale Maria di Francia. Mi hanno raccontato menzogne gli orgogliosi che non seguono la tua legge. Davanti ai re parlerò dei tuoi insegnamenti e non dovrò vergognarmi. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che attraverso la stoltezza della croce hai donato al santo martire Giustino la sublime conoscenza di Gesù Cristo, concedi a noi, per sua intercessione, di respingere gli inganni dell'errore, per conseguire fermezza nella fede, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo diceva agli anziani della chiesa di Efeso: vegliate su voi stessi e su tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento, né oro, né il vestito di nessuno. Voi sapete che le necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: si è più beati nel dare che nel ricevere. Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. Parola di Dio. Regni della terra, cantate a Dio. Sia benedetto Dio che dà forza e vigore al suo popolo. Mostra, oh Dio, la tua forza. Conferma, oh Dio, quanto hai fatto per noi. Per il tuo tempio in Gerusalemme i re porteranno doni. Regni della terra, cantate a Dio, cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente. Riconoscete a Dio la sua potenza, la sua maestà sopra Israele, la sua potenza sopra le nubi. Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario. E lui, il Dio di Israele, che dà forza e vigore al suo popolo, sia benedetto Dio. Alleluia, alleluia. La tua parola, Signore, è verità. Consacraci nella verità. Alleluia. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodissili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo, mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo,
ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore. Nutriti dal pane del cielo, ti supplichiamo, Signore, concedi a noi di essere docili agli insegnamenti del Santo Martire Giustino e di vivere in perenne rendimento di grazie per i doni ricevuti per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Giustino e di Sant'Annibale Maria di Francia, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel Signore. Pace e bene.